Secondo 2 italiani su 10, Mussolini è stato un grande politico al netto di qualche errore. Il 15% degli italiani afferma di voler riaffrontare le tematiche del fascismo evidenziandone gli aspetti positivi. Quasi 1 italiano su 10 afferma infine che l'antifascismo sia un valore negativo. E a me sta bene! Scherzi a parte, a me va anche bene, purché chi pensi queste cose lo faccia consciamente, non perché è influenzato da bufale e falsi miti. Motivo per cui oggi, 25 aprile, festa della liberazione, ho deciso di presentarvi 10 bufale sul fascismo affinché sempre meno gente ci abbocchi perché abbagliato da patriottismo e manie di grandezza. I treni sempre in orario. Perdonatemi, ma non potevo non iniziare con questa. Quando c'era lui, i treni arrivavano in orario. Allora, cominciamo col dire che in realtà i lavori sulla rete ferroviaria erano stati fatti prima dell'arrivo del fascismo, ma questo è solo un condimento perché, come ogni buon lavoro all'italiana, non servirono a molto, infatti i ritardi continuarono ad esserci. Quello che fece il fascismo fu nascondere i ritardi. Anzi, se vogliamo dirla tutta, a causa della crisi a un certo punto il governo fu anche costretto a licenziare del personale ferroviario, causando ancora più ritardi, non che fosse colpa loro, però insomma. La genialata arrivò di colpo. Sbam! 1931. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Regio decreto e fu vietato parlare dei ritardi dei treni perché lesivo dell'onore del paese. Se ne parlavi venivi manganellato e, smettendosene di parlare, per il popolo questo significava che tutto era stato risolto. Bonificare e bonificheremo. Littoria, il simbolo della potenza fascista. La città fondata sulle terre strappate alle acque. Laddove tutti avevano fallito, il fascismo riuscì nella bonifica dell'Agro Pontino nel 33. Sì, più o meno. In realtà il primo decreto per l'istituzione di bonifiche risale al 1878, 44 anni prima dell'avvento del regime. Nel 22, con l'arrivo del fascismo, già si contano decine di decreti volti a istituire consorzi di bonifica di zone paludose. Ma parliamo di numeri. Il fascismo promise di restituire all'agricoltura 8 milioni di ettari di terreni riqualificati. Dopo 10 anni di lavoro e fiumi di denaro pubblico, il governo annuncia il successo del recupero di 4 milioni di ettari, che è comunque tantissimo, chapeau. Ma poi andando a vedere bene si scopre che i lavori completi arrivavano a poco più di 2 milioni di ettari. E andando a spulciare ancora di più che di questi 2 milioni, 1 milione e mezzo erano bonifiche concluse nei 44 anni precedenti di cui abbiamo parlato. Risultato? In realtà era stato portato a compimento il 6% di quanto promesso. Addendum. A completare il lavoro ci pensarono i governi successivi alla guerra, con i soldi stanziati dal piano Marshall e dalla Cassa del Mezzogiorno. Si stava meglio quando si stava peggio! E invece no. Durante il ventennio fascista, la differenza di reddito tra un italiano e un abitante di un altro paese sviluppato si allargò. Ad esempio, se oggi il reddito medio italiano è del 90% rispetto a un francese, negli anni 30 era il 33%. Ma anche all'interno dello Stato le differenze si accentuarono. I ricconi dalla parte del governo, del regime, si arricchirono ancora di più e i poveri si impoverirono ancora di più. Anche sulla sicurezza, ovviamente, non è vero che si poteva vivere con la porta aperta. Semplicemente attuarono la stessa strategia dei treni. Non se ne parlava. Ai giornali ordine tassativo di parlare il meno possibile di cronaca nera e sequestro di tutte le testate giornalistiche che indugiavano troppo sui delitti di sangue. Il paladino del lavoro! Il duce ci ha dato le pensioni! Il duce ci ha dato la tredicesima! Nope! Il primo sistema pensionistico nasce nel 1895, governo Crispi. 3 anni dopo nacque l'antenato dell'INPS e nel 1819 il sistema divenne obbligatorio per tutte le aziende. Il fascismo arrivò solo 3 anni dopo. Effettivamente un'imponente riforma fascista ci fu nel 33, rinominando l'INPS INFPS con l'introduzione della F di fascista. Che ci sta sempre bene, no? In termini di propaganda. No, scherzi a parte, il regime introdusse la pensione di reversibilità, gli assegni familiari e le assicurazioni contro la disoccupazione. Però non ha inventato la pensione. E la tredicesima? La tredicesima fu introdotta nel 46 con l'arrivo della Repubblica. Quello che fece il fascismo fu nel 37 introdurre una gratificazione natalizia solo agli impiegati del settore industriale.
tutti gli operai e tutti gli altri settori, italiani brava gente. Parlando della colonizzazione italiana dell'Africa, spesso ci si riferisce dicendo di essere stati meglio degli altri. Meglio degli altri perché erano terre di nessuno, meglio degli altri perché gli abbiamo fatto le strade, meglio degli altri perché eravamo meno violenti. Tutte cazzate. Per quanto riguarda il discorso terre di nessuno, è abbastanza semplice da smentire. L'Etiopia era un membro della Lega delle Nazioni, l'antenato dell'ONU, e comunque ci aveva sconfitto 40 anni prima. Un po' difficile perdere contro nessuno. Per quanto riguarda l'Albania, aveva un re. Per quanto riguarda la Libia e le isole dell'Egeo, le avevamo strappate all'impero turco anni prima, e comunque poi le abbiamo combattute con guerriglia alle tribù locali. Insomma, non regge. Per quanto riguarda discriminazione e violenza, l'Italia venne sanzionata per crimini di guerra, compì eccidi, allestì campi di concentramento, instaurò un apartheid vietando l'unione tra italiani e locali. Insomma, un bel purpurri di zozzerie. E le strade? Lo sforzo infrastrutturale nelle colonie fu effettivamente importante. Ma le strade servivano ai colonizzatori, non ai colonizzati, infatti permettevano di spostarsi facilmente tra un'area e l'altra delle colonie controllando il territorio. Non gliele abbiamo mica regalate. Il duce buono. Il duce non era razzista e neanche il regime. Beh, sulla prima parte chi può dirlo, però sulla seconda, insomma, le scelte politiche diciamo che andavano un po' dall'altra parte, eh? 1938, leggi razziali, divieto di matrimoni misti con gli ebrei, divieto di possedere aziende con più di 100 dipendenti agli ebrei, divieto di possedere terreni o immobili oltre un certo valore, divieto di essere dipendenti di enti pubblici e banche. 1939, divieto all'esercizio della professione di giornalista, medico chirurgo, farmacista, veterinario, ostetrica, avvocato, procuratore, patrocinatore legale, esercente in economia e commercio, ragioniere, ingegnere, architetto, chimico, agronomo, geometra, perito agrario e perito industriale. Beh, potevano pur sempre fare gli youtuber. Ah, ovviamente ce l'avevano anche coi neri, ma di questo abbiamo già parlato o parleremo tra poco. Non ho ancora deciso l'ordine in cui mettere le 10 bufale. La settimana lavorativa. Mussolini ci ha dato la settimana lavorativa da 40 ore. È mica tanto. Il primo accordo sull'orario di lavoro risale al 1919, prima del Duce, quando la FIOM firma con la Confederazione degli Industriali un accordo per la riduzione di orario a 8 ore giornaliere e 48 settimanali. Quello che fece Mussolini fu estendere quella conquista a tutte le categorie di lavoratori, ma la settimana da 40 ore arrivò 40 anni dopo. Una cosa effettivamente per i lavoratori però il regime lo fece. Vietò tutti i sindacati tranne quello fascista e vietò gli scioperi. Però chissà perché di questo le associazioni neofasciste non ne parlano mai. Il duce e le donne. Il fascismo è sempre stato in prima linea per le donne. Bah. La retorica fascista era pregna di paternalismo e maschilismo e vedeva l'uomo e la donna come appartenenti a una determinata struttura sociale, con l'uomo a guidare la famiglia e la donna a casa ad accudire i pargoli. Infatti negli anni discriminò sempre più progressivamente le donne limitandone l'autonomia. Come? 1926. Le donne vengono escluse dalle cattedre di lettere e filosofia nei licei e vengono tolte loro alcune materie nelle scuole medie. Si vieta loro di essere nominate dirigenti o presidi di istituto. 1934. Si pone un limite alle assunzioni femminili, stabilendo sin dai bandi di concorso l'esclusione delle donne o riservando loro pochi posti. 1938. Si fissa ufficialmente un limite del 10% all'impiego di personale femminile negli uffici pubblici e privati. Ogni tanto si dice anche che è solo grazie al duce se le donne possono votare. Niente di più falso, ma da dove arriva questa bufala? 1925 fu introdotto il cosiddetto voto delle signore, che per la prima volta rendeva le italiane elettrici in ambito amministrativo, cioè su piccoli referendum locali. Sì, peccato che questa legge fu resa inutile dal decreto Podestarile arrivato pochi mesi dopo, che decretò che i sindaci non sarebbero più stati eletti dal popolo, ma designati dal governo. Ah, e comunque, anche per quei pochi mesi di slack, le donne non votarono mai alle politiche. Difatti il primo voto delle donne risalì al 46 dopo la guerra. Ah, ciliegina sulla torta, ci fu anche l'introduzione nel codice penale delle attenuanti per il delitto d'onore, rendendo meno grave il femminicidio. Le case agli italiani. Mussolini diede una casa ad ogni italiano, ora le danno solo agli immigrati. Ma
La prima legge sulle case popolari è del 1903. I maggiori progetti di sviluppo urbano nelle grandi città nascono tutti nei primi 15-20 anni del Novecento. L'unico punto per il fascismo fu la decisione di accentrare tutto nel 1935, gestendo a livello provinciale. Ah, in effetti ribattezzò anche diverse strutture amministrative nate nel periodo liberale, suppongo per farle passare come fasciste. Altra chicca tema costruzioni, la prodigiosa ricostruzione in pochissimo tempo dopo il terremoto del 30. La fonte primaria è una narrazione che sostiene che in appena 3 mesi si costruirono 3.746 case e se ne ripararono 5.190. Il dato è però parziale e sbagliato. Nell'ottobre del 30, dopo il sisma, furono ultimate casette per 1.705 alloggi e riparate 2.340 case. Solo nel settembre del 31, un anno dopo, si raggiunge la cifra indicata nell'articolo. E questa corrisponde a 3.746 alloggi, non case, le case furono 961. Numeri assolutamente importanti per l'epoca, ma ben distanti dalla ricostruzione coi Lego che in pochi mesi fece cicciare migliaia di case fuori dal nulla, manco coi cheat code di Travian. L'Impero Italico. La nascita dell'Impero Italiano nel 1936 è da sempre narrata dai simpatizzanti come una dimostrazione della potenza schiacciante del regime fascista e della grandezza italiana pre-seconda guerra mondiale. Non è che sia esattamente così. L'avventura iniziò in Africa, già diversi anni prima dell'arrivo del regime fascista, con la compravendita della baia di Assab in Eritrea. Giuro, se la sono comprata. A seguire, rovinosa guerra contro l'Etiopia, disfatta di Adua, conquista di parte della Libia e qualche isola nell'Egeo, fast forward ed arriviamo al fascismo, sotto cui l'impero italiano arriva alla massima espansione, soggiogando 12 milioni di persone ed una superficie di 10 volte quella dell'Italia. Tanta roba, direte voi! Insomma, quella italiana fu un'avventura coloniale iniziata in ritardo. Politici e generali italiani dovettero accontentarsi di occupare le aree che gli altri paesi non avevano ancora conquistato. Il risultato fu un impero piccolo, povero di risorse naturali e di abitanti. Fu un colonialismo un po' straccione, portato avanti da una potenza di secondo rango i cui capitalisti erano poveri di capitali da investire e non ricavavano nulla dalle conquiste. Non potendone ricavare grandi risorse, i colonialisti speravano di trasformare le aree occupate in colonie agricole, nelle quali destinare le centinaia di migliaia di migranti che partivano per gli Stati Uniti o per il Sud America in cerca di gloria. Ma anche questo progetto non funzionò granché bene, visto che nel momento di massima espansione i civili nelle colonie erano circa 200.000. E vabbè, voi direte, non ci avrà portato chissà che, ma è pur sempre stata una passeggiata di piacere, una gita e via. Cosa ci sarà mai costato? Per completare la conquista della Libia ci volle una guerriglia di 10 anni e svariati crimini di guerra. Torture, massacri sommari, rinchiusione della popolazione in campi di concentramento in cui la mortalità arrivò al 50%. Per la conquista dell'Etiopia invece vi dico solo una parola. Unambaradan. L'origine del termine usato per indicare caos e confusione arriva direttamente da uno dei più spaventosi massacri commessi dall'Italia nel corso della sua storia. Ambaradan, infatti, è il nome dell'altopiano montuoso in Etiopia dove nel febbraio del 36 l'esercito italiano sterminò circa 20.000 persone per piegare la resistenza degli abitanti, sganciando 60 tonnellate di iprite sulle colonne in ritirata, violando la Convenzione di Ginevra che proibisce l'uso di armi chimiche in guerra. L'unica conquista relativamente semplice e veloce fu quella dell'Albania, dove il sovrano venne fatto abdicare dopo che il Parlamento lo depose pochi mesi dopo l'inizio della guerra. A voi le valutazioni. E questo è tutto per oggi. L'obiettivo della puntata era quello di fornire informazioni per valutare criticamente un periodo al di là della propaganda e della retorica, perché sennò si rischia poi di cadere nel tranello di voler ricordare un periodo dorato per via del patriottismo, no? Insomma, alla fine si rischia che non bisogna essere fascisti per rivalutare il fascismo. Se ci si parla a vanvera. Io vi saluto e se il video vi è piaciuto vi invito ad iscrivervi al canale, lasciare un commento, un mi piace e condividere il video. Appuntamento al prossimo episodio. Ciao!